Se sei un fan di Amici 2024, sicuramente conosci Joseph Carta, meglio noto come Holden. Ma sai che è il figliastro di Laura Pausini e il figlio di Paolo Carta e Rebecca Galli? Si è recentemente parlato molto della sua famiglia e delle polemiche che lo circondano. Holden è il terzogenito di Paolo Carta e Rebecca Galli, dopo Jacopo e Jader Carta. Durante la sua partecipazione ad Amici 2024, non ha mai menzionato le sue famose origini. Tuttavia, la sua relazione con Laura Pausini, la nuova moglie di suo padre, è stata oggetto di discussione. La situazione familiare di Holden è stata al centro di polemiche, soprattutto per le accuse di favoritismo nell'industria musicale. Luca Jurman, ex collaboratore di Laura Pausini, ha criticato aspramente la partecipazione di Holden ad Amici 2024, sostenendo che non meritasse di essere lì. Secondo Jurman, Holden avrebbe dovuto abbandonare il programma dopo le sue assenze e il ritiro a causa di una crisi di ansia. Le sue parole sono state piuttosto dure. Vorrei che tu andassi fuori dal programma immediatamente, senza passare dal via. Cosa ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Le polemiche attorno a Holden non sembrano placarsi, e il dibattito su un presunto trattamento di favore nei suoi confronti continua a infiammare il web. Tuttavia, bisogna considerare che ogni concorrente di Amici ha le proprie sfide e difficoltà da affrontare, e Holden non fa eccezione. Quindi, se sei un fan di Holden o semplicemente interessato alle dinamiche di Amici 2024, non perderti l'ospitata dell'artista a Verissimo. Sarà un'occasione per conoscere meglio la sua storia e magari fare chiarezza su alcune polemiche che lo circondano. In conclusione, è importante ricordare che dietro ogni concorrente c'è una persona con la propria storia e le proprie sfide da affrontare. Quindi, prima di giudicare, è sempre meglio cercare di capire il punto di vista dell'altro e rispettare le difficoltà che ognuno può incontrare lungo il proprio percorso. Quindi, aspettiamo con ansia di vedere come Holden affronterà questa nuova sfida e cosa ci riserverà il suo futuro nella musica e oltre.